Ciao a tutti, intanto grazie, grazie di cuore per i tantissimi messaggi che mi state mandando. Sono veramente felice che questo progetto stia incontrando il vostro interesse. Ricevo anche tantissime domande di persone che già mi chiedono: ma quali sono questi strumenti? Come posso fare? Capisco assolutamente la fretta e il desiderio di uscire da una situazione, da situazioni che in questo momento vi creano disagio, ma vi assicuro ci arriveremo. È un percorso questo che richiede un po' di tempo, richiede un po' di pazienza, ma sono certa che porterà dei risultati. Questa sera volevo fare un piccolo regalo anticipato di Natale. Lo spunto è nato da una serie di mail che ho ricevuto di nuovo in quest'ultimo periodo dal titolo, sostanzialmente una variazione di Cerco lavoro. Allora, ve lo dico a chiare lettere. Stai cercando un lavoro da casa? Cerchi un lavoro con internet? La soluzione è questa, te la spiego subito. Vai davanti al computer, lo spegni, giri e vai da un'altra parte. Non è possibile trovare lavoro in internet. Ragazzi, non è possibile, veramente. Ritorniamo alla questione delle perline, delle bustine, ritorniamo alla questione delle mille truffe nelle quali si può incappare. Non si trova lavoro su internet. Attraverso internet, invece, è possibile costruire una professione, è possibile costruire più ancora un'attività, di tipo impresa attraverso degli strumenti che sono necessari, servono dei requisiti indispensabili, ma non si trova lavoro, non troverete lavoro dipendente su internet, vi pagheranno forse qualche centesimo per scrivere qualche recensione di articolo, qualche manciata di centesimi per mettere dei mi piace inutili su delle pagine che poi nessuno va a guardare, vi posso dire decine di sistemi ma non guadagnerete, il pay per click, tu schiacci la pubblicità di qualcosa ma non succederà mai che questo diventi un lavoro, no, non è possibile. L'esperienza ormai di una quantità di persone è grandissima, non esiste nessun sistema per avere un lavoro dipendente da internet, perciò è assolutamente inutile. Se vuoi cercare un lavoro, specializzati, fai sì che la tua professionalità aumenti. Non hai delle professionalità, non stare lì 3 anni fermo ad aspettare che il lavoro arrivi. Non hai soldi da investire, ok, vai su YouTube, ci sono migliaia di tutorial che ti insegnano a fare qualsiasi cosa, diventa un esperto, super esperto di grafica, di InDesign, di programmi speciali che la maggior parte delle persone nemmeno conosce e non vuole utilizzare. E poi rivendi questa tua professionalità sul mercato, ma non su internet, o meglio, passa attraverso internet, però vai alle agenzie di lavoro interinali, cerchi un lavoro da dipendente in questo caso, vuoi la sicurezza, questa è la tua esigenza, non metterti a cercare lavoro di questo tipo su internet, perché tempo perso, fatica sprecata e nella migliore delle ipotesi perderai soldi. So di essere cruda, ma preferisco essere cruda e dire la verità piuttosto che continuare a vedere persone che hanno delle aspettative assolutamente non soddisfacibili attraverso questo sistema. Quindi internet, lo vedremo con calma, è uno strumento che ti permette di avere risultati fantastici, ma di attività di tipo imprenditoriale. Non trovi un lavoro dipendente. Con questo vi ringrazio ancora una volta, vi prometto che domani vi darò qualche notizia un po' più leggera e intanto vi auguro una splendida serata. Ancora grazie.